Questo programma vi è presentato da Viaggio e Vedo. Anni di esperienza ed una grande passione per i viaggi ti aspettano nell'agenzia Viaggio e Vedo. Professionisti del turismo organizzeranno, oltre alle tue vacanze, viaggi e liste nozze, crociere, viaggi di gruppo, soggiorni in castelli, escursioni in barcavela ed agriturismi. Prenota la famosa passeggiata romana a soli 25 euro cena inclusa. Inoltre biglietti d'aereo, traghetti, alberghi e viaggi per tutte le tasche, con weekend a partire da 99 euro a coppia. Visita il sito viaggioevedo.it o la pagina Facebook Cuore e Coccole. Agenzia Viaggio e Vedo, a Roma, in via Bartolo Longo 1, telefono 06 41 036 36. Viaggio e Vedo, protagonisti del tuo tempo libero. Buongiorno, buongiorno a tutti, da Gianluigi, Radio Vacanze. Oggi è il 6 di maggio e stiamo insieme ancora per i prossimi 45 minuti e parleremo ancora di turismo. E oggi c'è uno speciale su Roma, ma non ci scordiamo nessuno, ricordiamo anche con la nostra amica Roberta Bressan, che saluto in quanto è impegnata con il lavoro, ma voglio ricordare che oggi è 6 maggio, sono 39 anni e il terremoto del Friuli, perciò anche qui un pensiero che non è, le cose non accadono più, perciò andiamo a visitare questa regione anche perché merita, però un pensiero andava fatto, è una circostanza molto particolare. E ancora, allora, con i nostri numeri 06 410 16 80 oppure 06 410 36 36, gli sms al 320 46 87 503 oppure un'email a gianluigi@radioeturismo.com. Bene, la scaletta di oggi appunto prevede Danilo Chiaro con il suo libro del weekend, insostituibile. Danilo, grande lavoro, lo ringrazio a tutti, anche perché se siamo arrivati a più di 12.000 ascoltatori tra noi e le altre due radio web, che ringrazio e saluto, come DS Radio 1 di nostro amico Roberto, che ci dà sempre una grossa soddisfazione, nostro amico Roberto, e poi Stefano Tini di Step Radio. Dunque abbiamo veramente una grossa collaborazione, è importante dare informazioni. E un'altra nostra ancora nel TG delle vacanze, parleremo delle vacanze estive per le famiglie, anche il benessere, e lo faremo con il nostro amico Fausto Meani, sportivo ed allenatore di ragazzi e adolescenti, e lì ci racconterà la sua esperienza. E ancora un caloroso saluto al nostro bar delle vacanze, il bar La Rivernini, qui nella zona di Ponte Mamolo, che ci farà ascoltare un suo cliente che parla della destinazione molto ambita da parte sua nel Centro America, che scopriremo insieme dopo. E ancora le escursioni, le tour raccontati della Viaggio e Vedo, raccontati da Alessio Maffei, e le statue parlanti di Pasquino, uno speciale molto forte su Roma con Lando Fiorini, con ancora le nostre statue parlanti, le pasquinate. Insomma, veramente molto molto da scaletta. Non ci scordiamo neanche i nostri amici a quattro zampe, con la nostra amica cinofila Germana, che anche oggi mi ha mandato una bellissima intervista che vi leggerò insieme. Ma tutto questo lo facciamo subito dopo aver ascoltato Danilo Chiaro con il suo libro del weekend. Danilo, come sempre, illuminaci e invita tutti noi a leggere il tuo libro del weekend. Buongiorno a tutti gli ascoltatori da Danilo Chiaro e benvenuti anche quest'oggi, mercoledì 6 maggio, nella nostra rubrica Weekend con il libro, il nostro piccolo angolo culturale all'interno della trasmissione condotta dal nostro speaker Gianluigi Leoni. Come al solito proporrò, tenterò di proporre un libro che sarà letto al libro del weekend, e questo consiglio potrà nascere da varie motivazioni e suggestioni. Ad esempio, da un fatto accaduto proprio nello stesso giorno negli anni precedenti, da un avvenimento di cronaca recente, o più semplicemente da una ricorrenza o un fatto curioso. Insomma, ogni pretesto sarà valido per consigliare, leggere o rileggere un buon libro. Mi piace ricordare che questo consiglio non è soltanto quello da parte di uno scrittore, ma è soprattutto quello di un appassionato e grande lettore. Andiamo quindi ad inoltrarci nella nostra avventura, scoprendo quali sono i fatti più importanti che sono accaduti proprio in questo stesso giorno negli anni precedenti. E giungiamo al 1563. Il 6 maggio Re Enrico VIII ordina di porre una Bibbia tradotta in inglese in tutte le chiese del regno. Giungiamo al più recente, 1940.
anno in cui John Steinbeck riceve il premio Pulitzer per il suo romanzo Furore. Il romanzo scelto quest'oggi si intitola Il dottor Zivago, questo ovviamente di Pasternak. E quando nel novembre del 57, dopo travagliate vicende, la Feltrinelli pubblicò Il dottor Zivago, Pasternak scrisse ad un'amica: per un cieco gioco del caso, il mio sogno si è realizzato, per quanto io forzosamente lo ostacolassi. Fino al 1957 Pasternak era considerato fondamentalmente un poeta e un traduttore, sopravvissuto alla propria generazione sterminata da suicidi, morti violenti e stenti. Questo è l'unico romanzo dello scrittore ed è senza dubbio un'opera di grande valore, benché non sia paragonabile ai capolavori della letteratura russa. Invero Pasternak è più poeta che romanziere e le pagine migliori dell'opera sono quelle più poetiche, diciamo. Il protagonista è Yuri Zivago, che è il figlio di un industriale e medico di professione. La sua famiglia ha molti beni, ville e possedimenti, sia in Russia che in Siberia. E lui cresce in un ambiente di intellettuali raffinati, dotato di grande sensibilità. E ben presto scrive poesie, si occupa di filosofia e discute, diciamo, con originalità su più diversi argomenti. Questo perché vuole difendere ad ogni costo la propria autonomia spirituale. Guarda te che non vuole in nessun modo impegnarsi, il suo destino, poi Zivago, incontra Lara, l'amore passione. La donna, non la moglie, non la madre, il senso della vita e della natura. È un uomo sostanzialmente debole, e in questo diciamo che riflette l'autore. Zivago è dunque preso fra queste due donne, che sono agli antipodi. La sua vita è sconvolta anche perché non può isolarsi, e tutti sono presi in questa tormenta. Tutti i personaggi del romanzo sono completamente immersi nel crogiolo della storia della rivoluzione, della guerra civile. In questa via l'unico suo aliato possibile è la donna che capisce il senso e il segreto della natura e dell'eternità, è Lara. Zivago non respinge la rivoluzione né l'accetta, la necessità dei cambiamenti sociali, ma non può accettare la metafisica della rivoluzione, la pretesa di cambiare radicalmente l'anima umana. È in sostanza contro la riduzione del fatto rivoluzionario a schemi teorici astratti e crede nelle virtù che sono la natura, l'amore e la bellezza. Da sottolineare che le violente polemiche suscitate dall'attribuzione del premio Nobel 58 all'autore non hanno certo aiutato a definire il vero significato dell'opera. Infatti in questo testo si è voluto infatti denunziare o celebrare, secondo i casi, un attacco sistematico contro il regime comunista. Ora vi saluto, dandovi appuntamento alla prossima settimana, ma soprattutto augurandovi un buon proseguimento di trasmissione, invitandomi a commentare il libro del weekend sulla pagina Facebook di Viaggio e Vita. Buon libro a tutti da Danilo Chiaro. Grazie Danilo, grazie come sempre, i tuoi racconti sono qualcosa di veramente unico. Unico come ovviamente sono i nostri tour su Roma della Viaggio e Vedo, come che ci ospita in questa puntata ormai dal mese di settembre scorso, tutti i mercoledì che noi trasmettiamo appunto dagli studi della Viaggio e Vedo, l'agenzia che ci dà ospitalità, e possiamo grazie a loro scoprire e portare a scoprire delle persone qualcosa di veramente unico. Allora, cominciamo con il nostro amico, quello che ci soddisfa sempre anche quando ci passiamo solo per prendere un caffè, il bar di Radio Vacanze, il bar a Livernini qui nella zona di Pontemolo. Fa un caffè veramente buono, ma soprattutto sono quelle chiacchiere che si fanno nel bar che danno poi l'idea di che cosa piace alla gente e che cosa fa tutti i giorni, ecco, perché magari un giorno parla di un argomento o un giorno dell'altro. Intanto sentiamoci questa intervista fatta qualche giorno fa al nostro amico al bar Massimiliano, che saluto sempre con cortesia, e le ricordo che mi deve un caffè. Pronto? Buongiorno Gianluigi, Radio Vacanze, Massimiliano, come stai? Buongiorno Gianluigi, bene, bene, tutto Buongiorno, allora. Mi bene. fa piacere. Allora, carissimi amici all'ascolto, siamo in collegamento con Massimiliano, il nostro amico, il titolare del bar a Livernini, dove si parla di vacanze con i suoi amici e clienti, fra cappuccini, cornetti e caffè che vanno via. Si discute su quale sarà il meglio delle vacanze per questo 2015, e noi non potevamo mancare come Radio Vacanze, siamo curiosi di sapere. Cosa dicono i tuoi amici e clienti ormai lì da te al bar? Qual è la meta che ti piace di più? Ma guarda, adesso stavo facendo un caffè a una ragazza che praticamente lei è amante del Costa Rica. Bene. C'ha questo grande sogno che praticamente vorrebbe vedere il Costa Rica,
e magari, perché no, pure trasferirci. Sì. È un sogno grande, insomma, non so se può realizzarlo. E lei mi farebbe piacere, insomma, parlare un attimino con voi, che siete un pochino più esperti. Noi ci occupiamo un po' più di caffè e cappuccini, siamo esperti un po' più in quello. Servono anche quelli, perché magari si degusta il caffè e si capisce dove si va a vedere il paese da dove nasce, magari potrebbe essere anche un'idea. Certo, certo. Costa Rica, tra l'altro, è uno dei paesi produttori. Certo, certamente. Vedi, abbiamo trovato un'altra cosa. Allora, ci passiamo velocemente alla tua amica, così ci facciamo due chiacchiere. Ok, Letizia, ti passo Letizia. Ciao Gigi, ciao, buon lavoro. Ragazzi, ciao. Pronto? Ciao Letizia, buongiorno e benvenuta su Radio Vacanze. Allora, com'è questo Gianluca. Sogno del Costa Rica? Allora, guarda, questa cosa nasce da lontano, nel senso che sono una ventina d'anni, sì, che mi sono imbattuta in un po' di informazioni su questo paese. Sì. E la cosa che mi colpì moltissimo all'inizio fu che allora già se ne sapeva poco qua. Costa Rica si era dichiarato intorno agli anni 60 un paese privo di esercito, quindi è l'unico paese attualmente al mondo che non ha un esercito, sì, e ha preferito utilizzare proprio volontariamente, c'è cioè una carta che lo hanno scritto, utilizzare tutti i proventi che invece normalmente le nazioni, no, investono, sì, negli armamenti in istruzione e sanità. Quindi... questa è una delle motivazioni. Senti, ma conosci la destinazione, la conosci? Sai che comunque allora, è presa allora tra il Mar dei Caraibi, no? Ah, isola veramente vulcanica, sì, tanta natura, tanti parchi, passeggiata a cavallo. Sì. C'è ancora attualmente più del 90% è ricoperto di vegetazione. Certamente. Diciamo che, ecco, diciamo che la cosa che mi ha incuriosito fu in prima battuta questo. Certo. Poi, come succede tante volte, tu, ok, vai avanti con la tua vita. Io allora ero più giovane di ora, avevo, no, progetti, certo, come tutti i ragazzi di 20 anni. Certo. E quindi vai avanti un po' di tempo, finché una decina d'anni dopo, più o meno, è emersa. Però riemerge appunto in un momento diverso, cioè in un momento, era il 2003, in cui comunque già qui in Italia, crisi o non crisi, chiunque avesse studiato, oppure a volte anche lavorando, spesso, però parliamo di lavori fine settimana, pub, ristoranti, queste cose così, però insomma per aiutarsi un po' e comunque togliersi magari un pochino dalle spese dei genitori, io ho finito gli studi in questa maniera, sono anni extra tempo, quindi no, stanno le fatto sta che insomma un po' di sogni sono stati infranti. Già nel 2003 si viveva una crisi, diciamo, legata al fatto che la laurea non si portava molto lontano, no? E quindi riemerge questa cosa perché oltretutto con internet cominciavo a vedere che c'era gente che lasciava tutto qui e andava. Solo che io qui non avevo ancora niente. Nel senso che non avevo un lavoro, quindi non avevo un lavoro stabile, tutto quello che c'era già 10-12 anni fa era comunque così, un po' meno, ma era così. Fatto sta che insomma adesso invece il lavoro dopo un po' di tempo l'ho trovato, non da tantissimo, mi sono più o meno stabilizzata e da qui ora potrei partire, come ti preannunciava prima Massimiliano, insomma sto valutando tutta una serie di cose che vuol dire anche andarmene dal lavoro in un certo modo ovviamente e fare questo passo. Un'esperienza che ti possiamo aiutare, vieni a trovare appunto la Viaggio e Vedo qui attraverso Radio Vacanze e ti diamo le informazioni che servono, incluso cosa serve per restare, la certo, le cose che hanno bisogno quel paese. Allora io ti ringrazio per questa testimonianza e ti aspettiamo qui in via Bartolongo 1, che è anche la sede della Radio Vacanze e della Viaggio e Vedo. Un abbraccio a te e al nostro amico Massimiliano, grazie per la tua testimonianza, un saluto. Grazie, ciao a voi, ciao. Thank you.
La mia vacanza suona su Radio Vacanze. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Grazie Marcello, sono contento che anche per te la vacanza suona su Radio Vacanze. E passiamo invece velocemente al nostro prossimo argomento, le vacanze in famiglia, con soprattutto quanto è importante dal punto di vista psicofisico per i ragazzi incontrare sul proprio percorso persone come Fausto Meani, che hanno fatto una missione del loro insegnare ai ragazzi a giocare a calcio e soprattutto a stare insieme. Ma Fausto, raccontaci invece tu, proprio sentiamo la tua diretta voce. A te Fausto i microfoni. Ciao Luigi, Radio Vacanze, oggi mi è venuto a trovare un carissimo amico, Fausto Meani, che è stato anche allenatore, uno sportivo per eccellenza con i ragazzi in modo particolare, e con lui voglio parlare delle vacanze e benessere, in particolare delle famiglie con bambini che magari vanno fuori e vogliono fare un po' di attività fisica. Allora, raccontami un po' di te, raccontaci un po' quanto è importante l'attività che hai fatto e i bambini. Beh, l'attività è importante per la crescita fisica, eppure è un lavoro per una crescita anche morale, specialmente di educazione sportiva. È un aiuto per far crescere il ragazzo sano. Dare dei valori nel valore dello sport, esatto, e trasmettere, esatto, anche i valori della vita. Esatto. Ecco, secondo te... È un insegnamento alla vita. Esatto. Secondo te i genitori in che maniera possono andare in vacanza con i figli e magari fare un po' di sport insieme a loro, in maniera così semplice oppure impegnativa, secondo te? Beh, è bello se vanno in località organizzate dove c'è... ci sono delle vacanze, dei servizi, certo, vacanze con servizi sportivi abbinati, che si fa sia lo sport che la vacanza vera con famiglia, con, esatto, riposo con la famiglia, che i ragazzi giocano il calcio la mattina o altri sport, non è detto solo il calcio, pure altri sport, e così sono contenti pure i ragazzi, che si divertono la mattina, il pomeriggio riposano e la sera stanno con i genitori a fare altre cose. Ecco, questo diciamo potrebbe essere sicuramente un invito ad andare in vacanza con i propri figli, fare delle piccole, esatto, attività, esatto, ma nello stesso tempo, esatto, partecipare e stare insieme e trasmettergli comunque il, esatto, senso dell'amicizia, della sportività. E della... su questo si consigliano centri estivi. Certo. Centri estivi che ci sono anche attività sportive, pallavolo, calcio, nuoto e via dicendo. Sport che aiutano i ragazzi a essere contenti di andare in vacanza insieme ai genitori. Perché sennò... certamente. E dimmi una cosa, quanti anni hai fatto l'allenatore? 35. Dunque, e a che livello? Perché a livello dilettanti, a livello giovanile, ragazzi dagli 11 ai 15 anni. Ecco, è lo sportivo più importante che hai conosciuto? Beh, ci ho avuto 3-4 ragazzi, uno ho conosciuto Statuto, ho avuto... Giocatore della Roma all'epoca? Sì, giocatore della Roma, Udinese, Napoli, quello che ha avuto maggior successo. Poi altri ragazzi che sono andati... Piacenza, Parma, altre società del centro Italia che sono arrivate ai margini della Serie A, ecco, anche questo... se non ci hanno giocato mai. Comunque però è la soddisfazione è averli cresciuti più che altro dal lato educativo sani e umano, sani. Questo è importante. Quella allora, è la cosa più importante. Allora, io ringraziamo il nostro amico Fausto e lo riusciremo quando sì. vuole. E comunque ricordate che l'importante è stare insieme ai propri ragazzi. Gianluigi, Radio Vacanze, un saluto e alla prossima. Arrivederci. Settimane bianche, crociere. Vorremmo dirvi tutto delle agenzie di viaggi Open Travel Network, ma è meglio se venite di persona. Viaggi in Europa, Polinesia. Basta, lascia perdere. Viaggi di nozze, giro del mondo. Basta, hanno capito. Caraibi. E basta, vengono loro. Vieni da Viaggio e Vedo, a Roma, in via Bartolo Longo 1, zona Ribibbia.
E questa era dei Giga Top Too Young, che è una delle canzoni che mi piace sempre sentire quando si parla di giovani, di ragazzi e soprattutto di vacanze in famiglia, ed è una cosa veramente eccezionale, specialmente parlando con i ragazzi che condividono con i genitori finalmente dopo tanti mesi in cui non sono insieme per motivi di lavoro, scolastici, palestra, esci, torna a casa, vai a fare la spesa, prendi il figlio, cioè, argomenti un po' che abbiamo un po' tutti, insomma, poi magari con l'età diventano più leggeri perché i ragazzi diventano toni, ma finché hanno quell'età tra i 0 e i 16 anni, comunque è piacevole anche passarci del tempo insieme, portarli a scoprire magari con una gita in canotto, in questi bei comuni che oggi poi sono molto facili da trovare, specialmente nelle isole. Personalmente ne ho scoperto davanti l'isola di Tavolara. Con pochissimi euro si andava in vacanza, si faceva questa giornata direttamente, si prendeva il gommone da Porto San Paolo e si andava davanti all'isola di Tavolara. Noi eravamo in una dei villaggi appartamenti in una zona lì vicino, proprio da Tavolara, mi ricordo, e facevamo questo piccolo passo a piedi e poi andavamo appunto all'imbarcadero, prendevamo il gommone e andavamo a vedere l'isola di Tavolara. Dunque, giornata stupenda. Bene, come sono stupende le vacanze in famiglia? Bene, mi è stato fornito dalla Viaggio Vedo un elenco, non sono tante per carità, i villaggi alberghi in Italia ce ne sono veramente tanti, per tutte le tasche, tutto veramente per tutti e in tutti i periodi. Bene, mi hanno segnalato nel periodo che va tra i primi di giugno, perciò come finiscono le scuole, e fino al 25 di luglio alcuni, per poi riprendere i primi di settembre, hanno fatto dei contratti con quattro strutture tra Calabria, le Marche, la Sicilia, e appunto hanno fatto questi contratti di favore, diciamo, ecco, sono queste, hanno chiesto e ottenuto dei prezzi. Vi faccio degli esempi molto semplici da capire. Ecco, qui c'è il San Beach Resort in Calabria. Bene, questa struttura normalmente viene venduta da catalogo tra il 6 e il 20 giugno a 455 euro, mentre loro hanno la possibilità di proporlo a 399 e i ragazzi fino a 16 anni sono gratuiti. Ora io non so se è possibile, ma magari una famiglia che, diciamo, nei primi giorni di giugno, invece di mandare il ragazzo nei centri estivi, magari se ne va con la mamma o con la nonna insieme, è completamente gratuito, fanno una bellissima vacanza in tre persone con poco più di 700 euro, pensione completa, tutto incluso, in un bellissimo mare. Dunque potrebbe essere interessante, invece di stare nell'afa delle città, da Roma, da Napoli, meno che sia, insomma, voglio dire. E il fatto di risparmiare quegli 80-90 euro su una pratica significa metterci la benzina ed arrivarci. Così la stessa cosa può succedere dal 20 al 27 giugno, dal 27 giugno all'11 luglio, 11-25 luglio, per poi dopo lo sospendono e si riprende il 5 settembre, che come sappiamo noi abbiamo dei bellissimi settembre, bellissimi mesi. Appunto, dicevo, sono veramente tante le opportunità e in alcuni periodi si riesce a risparmiare anche 120-130 euro sul totale, se ciò significa benzina, autostrada letteralmente risparmiata. Questo è lo stesso cosa può succedere, hanno fatto questo, vi propongo, lo Club Sport Village a Badesi, nel nord della Sardegna. Personalmente l'ho vista tanto tempo fa, è una buona struttura, anche se diciamo è consolidata, ha più di 10-12 anni, me lo ricordo io, e qui anche dei prezzi sono interessanti, si risparmia una media tra gli 80 e i 100-120 euro sul totale. E le proposte sono valide dal 6 giugno fino all'11 luglio con diverse promozioni. Anche qui si parla, appunto, per esempio, il periodo più alto che hanno in programmazione, è dal 27 giugno all'11 luglio, dove il pacchetto ufficiale recita 6,30 più i vari balzelli. Invece qui si arriva a 570, tenendo appunto conto della differenza, sono ben 100 euro. Andiamo ancora a vedere quell'altro, che sono le Fontane Bianche Beach Club in Sicilia. Anche qui partiamo sempre dai intorno ai 90 euro di risparmio, e qui il periodo è molto interessante, si va dal 12 luglio fino al 2 agosto, dunque un bellissimo periodo per la Sicilia. E anche qui passiamo sempre dal, ecco, il periodo più alto, che prendiamo ad esempio per la settimana dal 26 al 2 agosto,
sono 560 euro di pubblicato, mentre quello lo vendono a 5,15, dunque anche qui abbiamo ben 45 euro per due, sono 90 euro, sono bei soldini, vale comunque la pena. E ancora andando avanti, qui per chi non vuole fare molta strada, un bellissimo Grand Hotel a Monte Silvano, anche qui si risparmiano, come dicevamo, sempre una media di 80-90 euro sul totale, e siamo molto vicini, bellissimo, sempre tutti che abbiamo detto sono in pensione completa, con bevande e pasti, e nella maggior parte dei casi si hanno i bambini gratuiti, è possibile dai 12, 12, 13 o anche 16 anni, a secondo il tipo di struttura. Ecco, che cosa ci si va a fare in questi posti? Beh, in questi posti si va a fare il villaggio vero e proprio, quello che praticamente tu ti rilassi, ti godi la tua famiglia, ti godi appunto quello che è finalmente i ragazzi con cui ci parli, con cui puoi sentire le loro ambizioni, magari farti anche due risate come faceva il nostro tanti anni fa quando lo portavamo in questi villaggi, che prendeva su una racchetta ed era più grande di lui, ma però tanto tu te lo perdevi praticamente per tutta la giornata, eventualmente dovevi andarla a riprendere perché aveva queste passioni che non finivano mai. Bene, questa è una delle tante argomentazioni, ricordiamo che potete scrivere a Gianluigi Tioccio a Radio Turismo, vi manderò.com e vi manderò chiaramente tutte queste informazioni personalizzate, così magari vi fate il vostro esempio e ci pensate un attimo. Bene, ci ascoltiamo carissimi amici Walter De Luca con Cuore Italiano, proprio perché il senso della famiglia è molto alto in queste canzoni. Una donna che scrive, un bambino che gioca e un uomo lontano. Un pezzetto di cielo e un mare pulito che non ho mai scordato. E i miei anni più belli li ho vissuti con te. E la voglia di avere che cambia, è una radio che canta solo in lingua straniera, ma i ragazzi di oggi sono uguali nel cuore come quelli di ieri. E i miei anni più belli li ho vissuti con te, e la voglia di avere per sognare, per andare via, senza più paura né dolore di restare, voglio amare questa terra mia, voglio respirare questo mare troppo grande da portare via, dentro una valigia senza nome, senza cuore. Puoi partire di nuovo per un altro lavoro quando i sogni non bastano, e provare a scherzare, ma si sente morire questo cuore italiano. E stavolta mi hai detto, devo amarti di più, e la forza che ho dentro me la dai solo tu. Voglio un'altra vita per capire, per sognare, per andare. Sogni una bugia per te.
Buongiorno a tutta Viaggia e Veda. E come direbbe Antonio Di Pietro, un'agenzia seria che lavora bene, affidabile. E io, quando dovretti prenotare, io chiamo l'amica mia Piera, dico: pronto, Piero, buongiorno, sono Antonì. Se puoi prenotare un viaggio nel Molise insieme alla mia pecorella Carolina, che ci punga il latte pure. E comunque andate con Viaggio e Vedo. Che sei? Arrivederci, voi direte che ci azzecchi, da Antonio. Ciao, buongiorno. Eccoci qua, allora abbiamo messo questo aeroplano che è in fase di decollo per passare all'altro argomento, che era appunto la differenza dei low cost e le compagnie di bandiera. È molto veramente semplice per spiegarlo un po' tutto in maniera veramente quasi, diciamo, disarmante, chiara, trasparente, in modo che uno possa fare la propria scelta, come è nel nostro stile. Le compagnie low cost sono quelle compagnie che hanno scelto delle rotte con degli aeroporti, a volte anche, anzi più delle volte, secondari, per cercare di contenere i costi e magari appunto cercare di prendere un po' i clienti nella fattispecie, quelli che vorrebbero risparmiare un qualcosina. E poi dopo magari scopriremo in qualche secondo più tardi come poi guadagnano qualche cosa in più, così vi rendete anche conto e poi fate la scelta consapevole. Mentre il vettore cosiddetto compagnia di bandiera sono quelle compagnie che un po' rappresentano il paese d'origine, come per noi l'Italia o come altre, Air France o come la Delta per gli Stati Uniti. Ecco, quelle sono le compagnie che rappresentano un po' il vero trasporto aereo, per chi fa questa professione come la Viaggio e Vedo me lo indica sempre, che quelle sono un trasporto aereo, gli altri un po' è un contorno che sta, per carità, un mercato che sta emergendo, però diciamo che l'uso che se ne deve fare, secondo chi fa il lavoro di agente di viaggio come loro, mi dicono appunto che va fatto in una certa maniera. Spiego: l'altra sera eravamo a cena in un bellissimo ristorante, la Zagara, che consiglio vicino Roma, appunto a Ponte Sant'Angelo, e lui mi spiegava che usava queste compagnie dopo diverse esperienze negative di queste low cost in questa maniera. Entrava, vedeva un biglietto per Barcellona a 20 euro, era il 10 di ottobre, lui, essendo un libero professionista oppure non aveva impegni, saliva, montava, e se poi eventualmente invece non aveva problemi, aveva buttato al massimo 20-30 euro. Ora, ovviamente questa cosa non fa per tutti, perché in alta stagione ci sono le ferie, ci sono i programmi, ecco, in questo caso bisogna stare un po' più attenti, perché ovviamente bisogna vedere poi quanti voli hanno su quella destinazione, quante volte ci tornano, appunto se le tariffe includono anche il bagaglio e tante belle cose, e soprattutto dove atterrano, perché per fare esempio, se atterra a Parigi Bouvalon, non è la stessa cosa di atterrare a Parigi, c'è un'ora e mezza di pullman. È come se uno dice vado a Roma, però atterra a Latina. Se atterra a Latina non sei atterrato a Roma, sei atterrato a Latina. E dopo devi prendere il mezzo che magari ti mette a disposizione quella compagnia per poi riportarti indietro. E non è proprio comodo, insomma, ecco, diciamo, questa è una cosa che bisogna tenerne atto quando si prenota. Mentre le compagnie che parlavamo prima di volo, di compagnie di cosiddette di bandiera, atterrano negli scali principali, che ovviamente sono serviti in maniera diversa, e dove poi si trovano anche il personale presente negli aeroporti. Ecco, questa fa un po' la differenza, il rapporto che c'è tra i tour e proprio questi servizi, che non sono prettamente la stessa cosa, anche se il mercato della roba sta emergendo, ma ricordatevi sempre che in certi periodi magari conviene fare un'analisi molto dettagliata, e questo ci può aiutare appunto chi fa la professione di agente di viaggio. Dunque è un argomento molto importante, ma se mandate un'email a gianluigi@radioturismo.com avrete anche le soddisfazioni. Ora parliamo di Roma, la nostra grande città, lo facciamo con il tour presentato dal nostro amico Alessio Maria Maffei con il suo staff, le statue parlanti di Roma. Sentite bene che cosa sono. Le cosiddette statue parlanti erano statue posizionate nelle strade più frequentate della città, alle quali venivano appesi nottetempo cartelli contenenti satire in versi o dialoghi umoristici, mirati a deridere i personaggi pubblici più importanti, spesso anche il Papa. La visita avrà inizio ai piedi della cordonata del Campidoglio. Passeremo davanti la Basilica di San Marco, dove incontreremo Madama Lucrezia.
Attraverseremo Largo Argentina per arrivare a conoscere Abate Luigi presso la chiesa di Sant'Andrea della Valle e concluderemo con il famoso Pasquino vicino Piazza Navona. Davanti al Pasquino, per entrare nell'atmosfera, si leggeranno alcune delle celebri Pasquinate. Ecco, sì, ebbene sì, le Pasquinate. Le Pasquinate, bisognerebbe dire a chi ha inventato Facebook, che non sono nient'altro i cartelli che si mettevano una volta nell'antica Roma, sono i podcast. I famosi podcast che tu attacchi e dici quello che pensi. Ecco, Pasquino, già nell'era papale, si era inventato questo. Era la voce del popolo romano che si ribellava alle ingiustizie e le tasse, i balzelli, tipo quella sul vino che avevano messo per poi ristrutturare le ville. E, ecco, e la famosa fontana dell'acqua marcia, dell'acqua Paola, che si trova sopra il Giannicolo, venne proprio fatta con i soldi di una tassa sul vino, e qui non è che poi gli andava tanto. Allora i romani nottetempo scrivevano dei bellissimi versi, Pasquino ovviamente perché la maggior parte della popolazione romana era analfabeta, e appunto scriveva che contestava in tutte le maniere, ed era veramente simpatico leggerle. Ancora oggi si trovano anche in rete, se digitate Pasquino trovate chiaramente le sue battute. Allora ecco, uno dei tanti tour che fa la Viaggio in Vede e offre ai suoi clienti è proprio questo, fa tutto questo giro e poi vi porta a sentire e a leggere le Pasquinate. Ma sentite anche questo di tour, che questo è ancora più sorprendente. Un tour che riguarda un monumento che ha superato i 2000 anni di storia e che è ancora davanti a noi. Sentiamolo. Entreremo in uno dei monumenti più visitati al mondo, l'Anfiteatro Flavio. Costruito sotto la dinastia dei Flavi, fu inaugurato da Tito nell'80 d.C., con ben 100 giorni di festa. Ne scopriremo i segreti, l'organizzazione e il suo uso al tempo di Roma antica e il ruolo che ebbe nel Medioevo e nell'epoca moderna. Entreremo nel vivo di una giornata tipo al Colosseo e ne comprenderemo l'importanza politica e sociale, oltre che architettonica. Coerentemente, l'itinerario si concluderà con la visita del Ludus Magnus, caserma che ospitava una delle quattro classi gladiatorie che si scontrava all'interno dell'anfiteatro. Anche qui non ci siamo inventati niente, quelli che sono oggi, ovviamente, i giocatori, tifo, era la stessa identica cosa, c'era proprio una fazione che teneva per l'una o per l'altra parte di questi gladiatori, ed erano maggior parte, come sappiamo, schiavi, prigionieri. Il film Gladiatore insegna parecchio. Oppure diventavano, chi perdeva il gioco veniva messo dentro questa, inserito in questa carnesse del circo, e comunque pagava i debiti in quest'altra maniera. E c'erano appunto delle persone molto famose, dei gladiatori, che venivano letteralmente pagati come oggi si paga un calciatore di quelli estremamente famosi. Anche questo è un tour che la Viaggio in Vedo mette a disposizione, in particolar modo con delle archeature, con gli archeologi che vi portano a spasso. Potete stare a Roma in dei pacchetti che hanno già preparati, con soli 205 euro a persona avete una guida, un archeologo apposta a disposizione, uno studioso di storia dell'arte certificato ovviamente, e anche due giorni in un albergo a 4 stelle, due notti, le colazioni e anche un pranzo appunto nel ristorante La Zagara che trovate davanti Castel Sant'Angelo. Come vedete ce n'è veramente per tutti i gusti, e sono tante, tante le storie che Roma potrebbe raccontare, e che io vi invito a stare con noi anche il prossimo mercoledì, così potremo ancora parlarne di queste cose importanti, perché andare in una città e viverla e conoscerla significa anche questo. Il lavoro della guida, e qui ringrazio tutte le guide che hanno collaborato con noi, da Paola, Paola Piero, poi abbiamo anche Patrizia Macchina, Roberta Bressan, Francesca, l'ultima nostra guida romana, Marta, insomma ce ne sono veramente tante che hanno fornito veramente un grosso apporto e un grosso contribuito al successo di questa trasmissione. Grazie veramente di cuore, questa ne vale la pena. Dunque, sapete appunto, riprendendo i nostri indirizzi, gianluigi@viaggioevedo.it oppure gianluigi@radioturismo.com, potete anche venire a trovarci, di trovare qui la Viaggio e Vedo al via Bartolo Longo 1, zona Rebibbia, e sicuramente trovate degli amici che vi aspettano.
Con questo vi ringrazio di essere stati con noi, grazie a tutti, sono stati 45 minuti velocissimi e il tempo purtroppo passa sempre da tiranno. Bene, allora ci sentiamo mercoledì prossimo e sempre con Viaggio e Vedo Radio Vacanze, stiamo insieme e facciamo le valigie nella maniera giusta. Un abbraccio a tutti, buona giornata e buona settimana.